Giuseppe Giusti, 1844. Alla Marchesa Luisa D'Azeglio. Mia cara amica, voi milanesi siete assuefatti a veder Carnevale che fa un buco nella Quaresima e ruba 8 giorni all'indulto. Non so o mi ricordo chi v'abbia dato questa licenza, ma deve essere stato di certo un papa di buon umore e di mani larghe. Noi, finite le maschere, almeno velle di arta pesta, e rimanendoci addosso uno straccio di svagatezza, come rimane agli orecchi il suono dei violini dopo una festa da ballo, ci si piglia a titolo di buon peso e senza licenza dei superiori soltanto al giorno delle ceneri, e tiriamo via a godè fino alla sera, come se il mementomo non fosse stato detto da noi. Voi quell'8 giorni li chiamate il carnevalone, e noi questo unico giornarello di sovrappiù lo chiamiamo il carnevalino. La sera del giovedì grasso del 1842, uno di quei tali che danno da mangiare per ozio e per sentirsi lodar cuoco, aveva invitati a cena da 18 a 20 tutti i capi bislacchi, chi per un verso, chi per un altro, e tutti scontenti che il carnevale fosse lì lì per andarsene. C'erano nobili inverniciati di fresco e nobili impantarlati. C'era banchieri, avvocati, preti alla mano, insomma, omni genere musicorum. Tra l'altro, non so come era toccato un posto anche a due che pizziavano di poeta, agli antipodi l'uno dall'altro, ma tutti e due portati allo stile arguto, o faceto, come vogliamo chiamarlo. Il padrone, sapendo l'indole delle bestie, per rimediare allo sproposito fatto di invitarli insieme, pro bono pacis, l'aveva collocati alle debite distanze. Il primo era un abate, solito tenere la Bibbia accanto a Voltaire. Buon compagnone tagliato addosso di tutti, né guelfo né ghibellino. Di rotta al mondo, un maestro di asa nato e sputato. Quell'altro era un giovane né acerbo né maturo, una specie di cinico elegante, un viso tra il serio e il burlesco, da tenere una gamba negli studi e una nelle dissipazioni e via discorrendo. La cena passò in discorsi sconnessi, pettegolezzi, in lode al Bordeaux e a pasticci di Strasburgo. Ci fu un po' di politica, un po' di maldicenza, per farla breve, una cena delle solite. Alla fine, cioè 2 ore dopo la mezzanotte, il padrone, nel congedare i convitati, gli disse: «Spero che il primo giorno di Quaresima vorrete favorirmi alla mia villa a fare il carnevalino». Ringraziò e accettonno tutti. Uno, o che si dilettasse diversi o che avesse alzato il gomito più di l'altri, gridò: «Alto, signori! Prima di partire, i due poeti ci hanno a promette per quel giorno di fa un brindisi per uno». L'altri applaudirono e due poeti bisognò che abbassassero la testa. Venne il giorno delle ceneri e nessuno mancò, né alla predia né al desinà. Passato questo, né più né meno come era passata la cena, «Sorabbate, tocca a lei!» gridò quello stesso che aveva proposto i brindisi. E l'abbate, che in quei poi giorni aveva chiamato a raccolta i suoi studi tanto biblici che volteriani,
accomodandoli all'indole della brigata, si mise in positura di recitante. Bevve un altro sorso che fu come il bicchiere della staffa e poi spiccò la arriera di esto gusto. Io vi ho promesso un brindisi, ma poi di scrivere una predica ho pensato, perché nessuno mormori di noi, perché non abbia a dir qualche sguaiato, che noi facciamo la vita medesima, tanto di carneval che di quaresima. Senza stare a citarvi il mementom, o quell'uggia del passio, o il miserere, col testo proverò che un galantuomo può divertirsi, può mangiare e bere, e fare anche un tantin di bruscherio, senza offender messer Domine Dio. Narra l'antica e la moderna storia, che i gran guerrieri, gli uomini preclari, eran famosi per la pappatoria. Tutto finiva in cene, in desinari, e di fatto un eroe senza appetito ha tutta l'aria di un riminchionito. Perché credete voi che il vecchio Mero da tanto tempo sia letto e riletto? Forse perché, lanciandosi il pensiero sull'orme di quel nobile intelletto, va lontano da noi le mille miglia, sempre di meraviglia in meraviglia. Ma vi pare, nemmeno per idea, sapete voi perché l'aspra battaglia di Troia piace e piace l'Odissea? Perché ogni po' si stende la tovaglia, perché Ulisse e quegli altri a tempo e loco sanno farla da eroe come da coco. Socrate, che fu tanto riverito e tanto onora l'umana ragione, se vi faceste a leggere il convito scritto da Senofonte e da Platone, vedreste che tra i piatti l'allegria insegnava la sua filosofia. Ma via, lasciamo i tempi dell'Iliade, i sapienti e gli eroi del gentilesimo. Passiamo ai tempi della Santa Triade, della circoncisione e del battesimo. Piacque sotto la Genesi
il mangiare. E piace adesso nell'era volgare. Tutti siamo di una tinta e per natura ci tira la bottiglia e la cucina. La bottiglia e la cucina. Dunque accordiamo la ghiotta alla scrittura, anzi portando il pulpito in cantina, vediamo di fare un corso di bucolica, tutto di balla alla Chiesa Cattolica. Papa Gregorio è un papa di criterio e di Dio degnamente occupa il posto. Eppur si sa che il timpano e il salterio accorda l'armonia del girarrosto. E se i preti diluviano di cuore, lo potete vedere a tutte l'ore. La Bibbia è piena di ghiottoneri. Il nostro padre Adamo per un pomo. Il nostro padre Adamo per un pomo. La prima fe delle corbellerie. La prima fe delle corbellerie. E la rosa nei denti infuse all'uomo. Sei per un pomo si giocò il giardino. Sei per un pomo si giocò il giardino. Cosa faremo, cosa faremo noi per un tacchino? È vero. Niente dirò di Lot e né di Noè, né d'altri patriarchi bevitori, né di quel popolo ghiotto che Mosè strascinò seco per sì lunghi errori. Che male avvezzo, sospirò da folle, per figliagli d'Egitto e le cipolle. Giacobbe dalla madre messo su. Giacobbe dalla madre messo su. Isacco trappolò con un cibreo. Isacco trappolò con un cibreo. E inoltre al primogenito Esaù. E inoltre al primogenito Esaù. Le lenticchie vendè davvero ebreo. Le lenticchie vendè davvero ebreo. Anzi gli ebrei, per dirla qui tra noi, chiedono il doppio da quel tempo in poi. Vo' dire anco di Jonathan. Vo' dire anco di Jonathan che mentre Saul le intima i forti di Israele, Saul le intima i forti di Israele, di tener vuoto per tant'ore il ventre, di tener vuoto per tant'ore il ventre, ruppe il divieto per un po' di miele, ruppe il divieto per un po' di miele. Tanto è ver che la fame è si molesta, tanto è ver che la fame è si molesta, che per essa si gioca anco la testa. Venendo poi dal Vecchio Testamento a ripassar le cronache del Nuovo, cariche, uffici più d'un sacramento, parabole, precetti, esempi trovo. Se togli qua e là qualche miracolo, che Cristo li fe tutti nel cenacolo.
sembra che quella mente sovrumana prediligesse il gusto e l'appetito, prediligesse il gusto e l'appetito, come fu visto alle nozze di Cana, che sul più bello il vino era finito, ed ei col suo poter almo e divino lì su due piedi cangiò l'acqua in vino. Ed oltre a ciò rammentano i cristiani, e nemmeno l'eretico si oppone, che egli con cinque pesci e cinque pani un disfamò 5.000 persone, e che gliene avanzar le sporte piene, né si sa se quei pesci eran balene. Ne volete di più? L'ultimo giorno che ei stette in terra e che alla mensa mistica ebbe mangiato il quarto cotto in forno, istituì la legge eucaristica e lasciò nell'andare al suo destino per suoi rappresentanti il pane e il vino. Anzi, condotto all'ultimo supplizio, fra l'altre voci che egli articolò, dicono gli evangelisti che fu sitio, ed allor quando poi risuscitò, la prima volta apparve, e non è favola, agli apostoli in Emmaus a tavola. E per l'ultima prova il luogo eletto, onde servire a Dio di ricettacolo, se dell'ebraico popolo fu detto: arca santo dei santi e tabernacolo, i cristiani lo chiamano ciborio, con vocabolo preso in refettorio. Lascerò stare esempi e citazioni, lascerò stare esempi e citazioni, e cosa vi dirò da poco intesa, e cosa vi dirò da poco intesa, da consolar di molto i briaoni, da consolar di molto i briaoni. È tanto vero che, è tanto vero che la madre chiesa tiene il sugo dell'uva in grande onore, che si chiama la vigna del Signore. Dunque destino par di noi credenti, nel Padre, in quel di mezzo e nel Figliuolo, di bere e di mangiare a due palmenti, e tener sui ginocchi il tovagliolo. E se questa vi pare un'eresia, lasciatemela dire e così sia. Allegri amici, il muso lungo un palmo
lunga il minchion che soffre di delizia. Noi siamo sani e David in un salmo dice: servite Domina in letizia. Sì, facciam buona tavola e buon viso e andremo ridendo in paradiso.